Ciao a tutti, oggi vedremo l'ultima delle funzionalità che sono state aggiunte nella beta 2 di Project Maestro, che è la funzionalità di pivot. Il file con cui andremo a fare questa piccola demo è un file con i casi di omicidio del 2016 che provengono dall'FBI e come potete vedere, più che una tabella, un database, questo Excel ha più il formato di un report, quindi andandolo ad aprire in Project Maestro, ma come anche in Tableau, molto probabilmente sarà difficile far capire a Tableau dove sono le colonne e dove sono anche, che in realtà si tratta proprio di due tabelle affiancate una accanto all'altro. In Tableau utilizzeremo il Data Interpreter per dirgli di andare a vedere nello specifico che cosa c'è nella tabella e provare a sistemare quello che non va. Potremmo fare la stessa identica cosa in Project Maestro. Quindi andiamo a connetterci a questo file. In questa anteprima ci accorgiamo che non riesce a trovare i titoli di colonna e i dati sono tutti mischiati tra di loro. Posso togliere questo sheet 1, chiedere di utilizzare il data interpreter, e il data interpreter vedete che riesce a identificare dove sono le due tabelline. A me interessava la prima, quella che stava a sinistra, la trascino ed ecco la nostra tabella. Come abbiamo visto, avevamo una colonna per aprile, agosto, giugno, luglio e via dicendo. Avere i dati messi per così in colonna non è comodo perché se ad esempio volessimo fare una variazione dovremmo metterci a fare calcoli colonna su colonna, ribaltare tutte le colonne e avere il dato in riga è molto più comodo perché ci permette di sfruttare le table calculation. Quindi possiamo cliccare su questo più, scegliere Add Pivot. Nella parte in basso della finestra vediamo come un'anteprima della nostra tabella. Possiamo selezionare tutte le colonne divisi, che sono quelle che vogliamo letteralmente ribaltare e trascinarle in questo box in cui abbiamo pivoted fields. Vedete che automaticamente city e state che non sono state inserite in questa parte rimangono esattamente come sono, ci vengono create due nuove colonne, pivot1 names che contiene quelli che erano prima i titoli delle colonne e pivot value. Abbiamo fatto la nostra Il nostro ribaltamento da colonne a riga, grazie a Project Maestro adesso siamo subito in grado di vedere che ci sono tantissimi valori null che si sono creati, che possono essere tranquillamente esclusi perché se non ho nessun numero dentro da analizzare è una riga di dato completamente inutile e per di più dovremo andare a sistemare i nomi di queste due nuove colonne create. Possiamo cliccare sul più, scegliere un add step di pulizia. Potremmo ad esempio fare doppio clic su questo pivot1name e chiamarlo mesi. Poi un doppio clic su pivot1value e chiamarlo crimini, numero di crimini. E poi potremmo prendere tutti questi null e decidere di escluderli e pulire quindi la nostra tabella. Una volta finito potremo aggiungere uno step di output e decidere di andare a salvare il nostro TDE, l'hyper o il CSV pulito e ribaltato in una qualsiasi cartella del nostro computer oppure se abbiamo un Tableau server possiamo anche far pubblicare a Maestro direttamente il dataset. Una volta finito potremo cliccare su Run e tutte queste modifiche che fino adesso abbiamo visto solo in anteprima verranno effettivamente salvate o in locale o sul Tableau server. Questa breve dimostrazione delle pivot finisce qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao!